ti senti bene con te stesso, te lo attestano le analisi che stai bene, in più pesi di meno e tutti quanti, diciamo, te ne danno riscontro, quindi tu ti senti più felice, gli altri lo vedono che sei più felice, ma tu lo vedi ancora prima, no? Per cui secondo me è fantastica. Io non so come sarà venuta in mente sta cosa, però è veramente da premiare. Sono entusiasta del percorso che ho seguito. Durante il percorso ho perso 10,5 kg in 4 mesi e nei 4 mesi successivi ho mantenuto il peso. All'inizio ti pesi di meno, tanto di meno da un giorno all'altro, dici sì, vabbè, è già successo, no? Poi il secondo giorno ti ripesi e pesi ancora di meno, no? Dice e vabbè, no? Cioè lo prendi con superficialità. Dopo una settimana, dopo 2 settimane che vedi che la cintura perdi centimetro dopo centimetro, anche di 2 centimetri alla volta, che gli abiti ti cominciano a stare larghi, che la bilancia inesorabilmente ti dice che pesi di meno, ci cominci a credere, questo ti carica in una maniera, e questo poi non solo ti carica perché lo vedi te, no? Ma soprattutto perché lo vedono gli altri, perdi peso dappertutto e in maniera proporzionale. Ti senti più leggero, ti senti più carico, stai bene con te stesso, stai bene con gli altri, di conseguenza, quando fai il salto e ti trovi fisicamente con 3 taglie di meno, con un guardaroba del tutto nuovo, che è un'altra cosa positiva, però ti senti bene, ma anche moralmente, no? Soprattutto all'inizio, no? All'inizio dove trovi un giovamento immediato, senza sforzo alcuno, cioè proprio con una facilità enorme, porosamente facile, vedi che devi cambiare cinta perché finiscono i buchi, no? È bellissimo, è veramente. E poi in realtà dice sì, però ti sei privato. Non ti sei privato assolutamente di nulla. In realtà mangio pressoché le cose che mangiavo prima, ma combinate in un modo diverso, con delle accortezze e soprattutto senza limiti di quantità. La quantità deriva poi soltanto dalla sazietà, che ovviamente a un certo punto ti assale e quindi finisce, no? Finisce il pranzo, finisce la cena. In realtà io sono ormai, direi, 15 anni che sono a dieta, in un modo o nell'altro, con tutta una serie di percorsi nutrizionali più o meno efficaci. Ne ho viste di tutti i colori, no? Anche quella a base di proteine, le ho fatte molte. Ogni volta è stato un sacrificio, è stata una continua privazione, no? Che poi anche nel medio-lungo periodo diventa non solo uno stress, ma poi lo vedi esattamente all'opposto, cominci ad odiarlo, no? Ad odiare quegli alimenti, quel regime, e ti viene voglia di fare esattamente l'opposto, perché ti crea stress. Allora, un qualche cosa che non ti crea stress già di per sé è positivo. Ho deciso di iniziare questo percorso a valle di un'esperienza che ho avuto circa 6-8 mesi fa. Ovviamente ero in uno di questi percorsi che però ogni tanto subiscono un cambio, e invece di diminuire il peso aumentava, quindi esattamente l'opposto di quello che mi aspettavo. Un'amica di famiglia aveva fatto invece il percorso con voi, aveva avuto questa bella esperienza e ne era entusiasta. Per sommi capi mi aveva raccontato il tipo di alimentazione, che in realtà poi non è una dieta ma è un'educazione alimentare, quindi imparare a mangiare combinando gli elementi con un principio totalmente diverso da quello che ti cercano di far capire o di vendere, no? Nella dieta classica, no? Cosicché, diciamo, a valle di questa mia dieta, che anziché farmi diminuire di peso me lo faceva aumentare, diciamo, l'ho chiamata, mi sono fatto spiegare più o meno in che cosa consisteva e ho iniziato questo percorso, del quale sono veramente entusiasta e che, vi confesso, ho professato e venduto a colleghi ed amici. Qualcuno poi si è anche applicato efficacemente. Quando questa amica di famiglia mi aveva annunciato il fatto che aveva perso tantissimi chili in pochissimo tempo e senza sacrificio alcuno,
un po' di scetticismo per uno che, diciamo, era una cintura nera di dieta dopo 15 anni, no? Ti viene qualche dubbio, no? Ma chissà che tipo di alimentazione ti viene data, chissà con quali limitazioni, quindi ulteriore stress. Inizialmente, ecco, c'era un po' di scetticismo, però ho trovato la cosa di estrema facilità. Questa è un'educazione alimentare che ti insegna a dover fare delle cose e ad alimentarti con delle combinazioni di alimenti che ti consente di andare a mangiare la pizza con gli amici o andare e fare lo sgarro una volta ogni tanto, ma continuare ad avere tutta la soddisfazione che vuoi nel mangiare quotidianamente. Il meccanismo del piano di recupero dei 3 giorni per rientrare in realtà funziona, che è una meraviglia, perché in quei 3 giorni, che poi sono 3 giorni normali, non è che 3 giorni di pane e acqua, magari pane e acqua senza pane, no? Addirittura un castigo con i ceci sotto le ginocchia, no? Non è così, è un menù come tutti gli altri, è un menù più efficace degli altri, come mi hanno spiegato, per perdere peso. In 3 giorni torna tutto come prima. Ovviamente lo sgarro deve essere una cosa eccezionale, una cosa che si fa una volta ogni tanto, perché, ripeto, bisogna apprezzare lo sforzo, secondo me, che viene fatto nel farti capire che stiamo parlando di un'educazione alimentare. Quindi devi quello che facevi prima, che ti faceva ingrassare, non lo devi fare più, perché se lo continui a fare non puoi pretendere di perdere il peso se questo è quello che vuoi. In passato, diciamo che con tempi diversi, avevo raggiunto comunque una diminuzione di peso significativa, sì, analoga a quella che ho trovato poi con questo tipo di alimentazione, e che durò circa 1 anno e mezzo, ma le analisi del sangue che feci a valle di quella dieta erano un dramma, tant'è che mi sono trovato a doverla sospendere, perché i valori dei vari parametri del sangue erano veramente catastrofici. Prima di iniziare questo percorso, tra l'altro, assumevo da circa 10 anni 2 pasticche per il controllo della pressione, perché soffro di ipertensione, e avevo un colesterolo di circa 280. No? Adesso ho tolto una delle 2 pasticche, l'altra al dosaggio minimo, quella del colesterolo è stata eliminata e ho un colesterolo di 160 che forse avevo quando ho fatto la comunione. Il percorso l'ho consigliato a molte persone, qualcuno l'ha anche adottato, è diventato un adepto a nutrizionista.bio, lo sta seguendo. Non ultimo, recentemente ho ricevuto questa telefonata di un conoscente al quale l'avevo consigliato, ma perché l'entusiasmo ti trascina e quindi va da sé che ne parli quando poi ti fanno degli apprezzamenti, soprattutto per chi non ti vede da qualche mese e nota inevitabilmente la differenza. C'è stata questa persona che ha iniziato un percorso da qualche mese, mi ha telefonato per ringraziarmi del fatto che comunque aveva colto lo spunto, si era iscritta, aveva iniziato il percorso, e anche questa persona ha cominciato a vedere dei risultati, e anche lei era estremamente entusiasta e presa da questo, quindi molto carichi, molto attivi. Poi, diciamo, io ho iniziato il percorso che era ottobre, quindi, diciamo, lontano dall'estate, no? Per chi fa la prova costume, che è iniziato a gennaio-febbraio, questa è un toccasana pauroso, e quindi ha una valenza doppia, ecco.